borse non hanno cuore e spesso non hanno nemmeno testa. Tutti noi, di fronte al dolore della crisi in Medio Oriente, ci aspettavamo lunedì il patatrac. Non è assolutamente avvenuto. Dopo una piccola reazione che rispondeva alla logica presunta dei mercati finanziari, oro a rialzo, tassi a rialzo, borse giù, è tornato tutto esattamente come prima. Anzi, il rally che è partito da venerdì scorso dopo i dati non farm payroll si è consolidato e dobbiamo dire, oggi che siamo arrivati a martedì, che ci sono dei segnali di risveglio. Oggi tutte le azioni del nostro listino avevano segno positivo e a questo punto viene da chiedersi come mai nessuno si ponga il problema di chi sia dietro a questa escalation di guerra in Medio Oriente. Allora è facile capire che dietro Hamas c'è Mosca. Oggi il presidente russo Medvedev ha sostanzialmente detto che la crisi in Medio Oriente fa il gioco della Russia perché distoglie l'attenzione dell'opinione pubblica e il supporto dell'Occidente verso l'Ucraina e quindi diciamo che tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino e ovviamente Hamas non ha certo la forza per scatenare 5.000 missili contro Israele, quindi è evidente che dietro c'è qualcuno che arma e finanzia. La destabilizzazione del Medio Oriente è un attacco concentrico contro quelli che sono i valori dell'Occidente, lo vediamo anche da, diciamo, il presidente tunisino che ha detto apertamente che non riesce a fermare il flusso migratorio in Italia. Io non voglio prendere parte, non voglio dire la mia opinione perché non ce l'ho, nel senso che è un problema sicuramente più grande di me, però anche questo sembra quasi che sia una cosa che non viene da sola, ma dietro c'è una longa manus di qualcun altro. Quindi diciamo il quadro è estremamente destabilizzato. Il prezzo del petrolio sappiamo che influenza i mercati azionari e tutti si aspettavano in questi giorni un'inversione pesante di quel piccolo ritracciamento che c'era stato sui prezzi delle materie energetiche. In realtà abbiamo avuto un gap up e poi tutto è rimasto esattamente come prima. Conclusione che i mercati non hanno cuore perché non si fermano davanti ai morti. E spesso non hanno testa, nel senso che tutto ci fa presupporre che avremo davanti un periodo di elevata volatilità. Poiché sia rialzo sia ribasso, ovviamente è meglio non dirlo, perché come sempre la borsa rimane, ahimè, imprevedibile. Sul mercato italiano, sul listino italiano ci sono due opportunità e andiamo a vedere con i nostri grafici che cosa ci dice la nostra lampada di Aladino. State con me. Una delle azioni che ci piace del listino italiano è Stellantis, che ha dimostrato un'ottima forza relativa nei confronti dell'indice. Vediamo che oggi ha questa barra che è sui massimi. È un'azione che, se la guardiamo sul settimanale, ha avuto un primo ciclo positivo, un ritracciamento, e quindi ora sta forzando i massimi del primo ciclo. I volumi sul daily si mantengono ancora interessanti. Oggi ovviamente ha sgroppato, quindi non è da prendere, è da aspettare il prossimo ritracciamento, il prossimo uncino, la prossima congestione per comprarla, per entrare in acquisto sul titolo. La seconda azione che ci piace moltissimo, è Ferrari. Ferrari anche questa mostra una forza relativa impressionante perché è un'azione che si è mantenuta in orizzontale durante l'ultimo recente sciacquone delle quotazioni e finalmente oggi è tornata a cavallo di 288 circa, 289 e quindi si sta avvicinando ai massimi della concessione pronta per un ulteriore balzo in avanti. È un titolo che ha dei fondamentali da urlo e anche in questo caso oggi è sgroppato, ma se ci desse la possibilità di entrare riducendo il rischio con una congestione o un uncino, sarebbe assolutamente da prendere. Ovviamente vi do appuntamento al prossimo video editoriale con le novità del listino italiano e soprattutto con le migliori opportunità di trading. Alla prossima!